terminata la prima parte dei lavori per i sottoservizi nell'asse centrale dell'Aquila, un momento celebrato ieri sera con un aperitivo in centro nell'ultimo tratto di Corso Federico II. Parliamo di un tratto di 50 metri che ha creato, come da noi stessi documentato, molti disagi ai coraggiosi commercianti che avevano avuto l'idea di riaprire le loro attività in centro nel dopo terremoto. In questi giorni che vedono tutte queste impalcature, queste cose, non vengono assolutamente. Io non ho visto entrare stamattina, non è entrato nessuno al negozio. Purtroppo questi sono lavori che bisognava farli, a parte bisognava farli subito dopo il terremoto quando non c'era nessuno dentro alle attività e ai palazzi. Seconda cosa, sono lavori che non bisogna fare nel periodo estivo in cui noi abbiamo la possibilità di incassare qualche cosa. Commercianti che forse ora potranno tirare un sospiro di sollievo e puntare a affari maggiori. Ad occuparsi dei lavori è stata la Scarlasse Centrale, composta dall'azienda di Ravenna Acmar e dagli aquilani di Il Fra e Rettadei, aziende che hanno sostenuto anche la spesa extra di 2,5 milioni di euro, somme per maggiori spese, hanno detto, venute fuori durante l'esecuzione dell'opera. Soddisfatte per i tempi le aziende e anche il presidente della Gran Sasso Acqua, Americo Di Benedetto, che ha parlato anche del dialogo che c'è stato con i commercianti, valutando insieme le soluzioni migliori, polemiche a parte, e così si continuerà a fare, ha detto, anche per il resto del cantiere. Per il direttore tecnico di Asse Centrale, Antonio Tramontano, è stata trovata una squadra operativa e siamo riusciti, ha detto, ad accontentare tutti ascoltando le esigenze di tutti, anche perché, per quel che riguarda i commercianti, un giorno in più di chiusura può far male, specie in questo periodo. Per quel che riguarda Corso Federico II, ha spiegato, non abbiamo incontrato alcun tipo di impedimento e quindi l'opera è andata sostanzialmente liscia. Il Lago Sinizio a San Demetrio Nevestini sarà il palcoscenico naturale del Colore del Pane, Storie di Migrazioni, il nuovo spettacolo di teatro cinematografico firmato Arti e Spettacolo. Il prossimo 6 agosto alle 21, con replica il 7 agosto alla stessa ora, il Colore del Pane coinvolgerà circa 100 abitanti del territorio in cui Arti e Spettacolo conduce il proprio lavoro sull'inclusione sociale attraverso la cultura dello spettacolo dal vivo. Abbiamo un progetto che si chiama Paesaggi Straordinari, cioè vogliamo ogni anno mettere in luce un luogo poco conosciuto, magari anche sia dagli abitanti di luoghi abruzzesi che non cittadini italiani. Cerchiamo di costruire un evento che abbia un senso per attrarre del turismo, dei visitatori, come dire, mossi da bisogni anche culturali. I nostri spettacoli spesso hanno uno sfondo sociale, affrontano problemi che riguardano la società contemporanea. Quest'anno, avendo l'acqua, l'abbiamo dedicato al pane e alle storie delle migrazioni, cioè non vuol dire parlare dei fatti di cronaca attuale, ma vuol dire soltanto riaffrontare questo problema ricostruendo tutte le vecchie storie, i vecchi percorsi dei migranti. E accanto agli abitanti ci sono gli artisti, musicisti, cantanti, attori e danzatori. Lo spettacolo vede la regia di Giancarlo Gentilucci e racconta della storia dell'uomo che è fatta di continue migrazioni e offre anche materiale e spunti di riflessione per costruire un nuovo pensiero sul tema della migrazione. I testi del Colore del Pane sono firmati da Roberto Capezzali, le musiche sono di Doriana Legge, le coreografie di Romina Masi, video e light design di Daniela Vespa, l'organizzazione di Tiziana Irti con le fotografie di Paolo Porto. Lo spettacolo durerà circa un'ora e offre anche la possibilità per i turisti di godere di un fine settimana nella valle del Medio Terno Aquilano. Sono diverse infatti le convenzioni che sono state firmate. Ci sono intanto non solo figuranti, ma ci sono circa 20 performer coinvolti. Non si capirà chi sono i performer e chi sono i figuranti perché è costruito, io provocatoriamente l'ho chiamato teatro cinematografico, perché lo spettacolo ha i tempi del cinema, degli esterni di cinema, è costruito con una logica teatrale ma poco teatrale in questo luogo che accoglierà questo allestimento proprio specifico per il luogo. Ancora una volta lo splendido scenario di Campo Imperatore è stato teatro di un set televisivo. Lo staff di A un passo dal cielo, fortunata serie televisiva Rai, ha occupato Fonte Cerreto e poi Campo Imperatore per girare una puntata della serie. Non c'è più Terence Hill nel ruolo di guardia forestale, ma Daniele Liotti. Tante le comparse aquilane impiegate dal regista, circa una quarantina. L'Aquila, insomma, un'altra volta sul grande schermo dopo la puntata dei Cesaroni e la fiction Piccoli segreti, grandi bugie, che andrà in onda a settembre, che è stata girata per metà a Santo Stefano di Sessanio.
Una grande promozione per il territorio, considerando anche che molte sono state le persone salite a Campo Imperatore per curiosità e anche per farsi fotografare con i loro beniamini. Per il ritorno, in termini di pubblicità, che c'è stato notevole. A un passo dal cielo, infatti, è una serie TV molto seguita che nell'ultima edizione ha avuto uno share notevole. I luoghi in cui si svolgono le riprese sono diventate meta di pellegrinaggio negli anni da parte dei turisti ed efficaci strumenti di marketing territoriale. Nella nuova serie è arrivato un nuovo capo dei forestali, Francesco, interpretato dall'attore Daniele Liotti, e si è visto anche Francesco Salvi, sempre il commissario Sabatini, squadra mobile, molto fotografato, confermati molti protagonisti e altri personaggi, daranno vita a nuovi racconti. Ad occuparsi di tutto è la Film Commission Gran Sasso L'Aquila, nata da poco ma composta da associazioni e persone che da oltre 15 anni operano su tutto il territorio abruzzese in supporto alle produzioni cinematografiche italiane e straniere, con Federico Vittorini e Sonia Fiucci.